Ciao a tutti friends, al vostro super Corrist Gamer. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati al momento decisivo della stagione, ovvero o si vince e ci portiamo a casa il titolo italiano, oppure le prendiamo. Quindi l'Inter praticamente a meno un punto. Nelle ultime due partite avete visto abbiamo fatto un pareggio e una sconfitta. Qua ci giochiamo davvero, davvero, davvero tutto. La classifica parla chiaro, l'Inter è a meno uno. Quindi dobbiamo cercare anche di metterci una condizione di fare bene. Guardate qua, comunque noi abbiamo vinto le stesse partite dell'Inter, pareggiata una in più. Abbiamo fatto molti più gol, ma ne abbiamo presi molti di più. Quindi uno schieramento del nostro Corrado Esposito, allenatore molto spregiudicato. Vi ricordo che oggi sarà l'ultimo giorno, poi domani dovrebbe uscire la demo, il gioco, le 10 ore di accesso anticipato per Xbox. Proveremo quindi il nuovo FIFA 23 su Xbox e poi il 30 ci arriverà il gioco fisico per PlayStation 5. E là faremo una prima prova sul primo canale e poi faremo tutti i vari... le varie carriere qua sul secondo. Come al solito io vi dico, iscrivetevi a questo, al primo canale SuperCorrist84, lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte SuperCorrist offerte Amazon, per avere tutti i giorni le migliori offerte di Amazon in ambito tecnologia e videogiochi. C'è il canale ufficiale SuperCorrist84 di Telegram per le news in anteprima, c'è FruitLab, c'è Twitch e ci sono tutti i miei videocorsi a livello di abbonamento platino e i video particolari a livello di abbonamento oro. Quindi andate a dare uno sguardo, ho messo un po' più di tempo perché voglio veramente divertirmi. Skippiamo alla partita con la Lazio, che sarà uno sdrazio. Conferenza stampa, questa volta partecipiamo. Eccolo qui. Possiamo dare inizio alla conferenza stampa. Eccolo qui il nostro allenatore. La squadra ha disputato un'ottima stagione. In caso di vittoria l'ultima partita potrebbe lavorarsi campioni. Quali sono le tue sensazioni alla vigilia? Dai, responsabilizziamo la squadra. Questa partita è come una finale. I ragazzi dovranno rimanere concentrati per conquistare il titolo. È il momento di dimostrare tutto il loro svalore. Vai. Vai con la seconda. Bla bla bla. Via. Siete pronti per la prossima partita? Siamo pronti, vai. Abbiamo fatto il possibile per arrivare a questo match al top della condizione. A noi ci piace il top. L'ultima volta avete affrontato la squadra Lazio, siete stati sconfitti 2-1. Oh cazzo, al termine di un match ricco di emozioni, riuscite a portare a casa la vittoria? Non commetteremo gli stessi errori, Spavaldo! Non ci faremo cogliere di sorpresa, abbiamo imparato la lezione dall'ultima partita. Bravo. Non c'è più tempo per altre domande, mi dispiace. Meno male. Grazie a tutti per la vostra disponibilità. C'è attenzione nello sguardo di Corrado Esposito. C'è attenzione. E adesso Corri vuole fare una squadra veramente erpica. Formazione tipo Sandrino Tonali, la formazione tipo di un Milan che deve per forza vincere questo campionato all'ultimo respiro. Dai, direi che la formazione c'è. Ragazzi, si parte per l'ultima volta su FIFA 22. Dai. Yebba. Una vittoria per sognare, 3 punti per laurearsi ai campioni. Questo è il loro obiettivo, 90 minuti. Tutti a 90. Insieme, benvenuti. Vai. San Siro gremito. No, piove, cazzo, c'ha sempre problemi nella pioggia. San Siro, pioggia che potrebbe in qualche modo... San Siro gremito per il Milan. Che deve vincere lo scudetto in casa. Qui con me per il commento tecnico. Potrebbe essere il gran giorno per i padroni di casa che hanno il titolo in pugno. Dovrebbe uscire fuori un match di altissimo livello. È stata una stagione lunga e faticosa per la squadra di casa, ma è ancora presto per staccare la spina. Devono percorrere dei... Dai ragazzi, spingeteci verso il mondiale. Magari, spingeteci verso la conquista dello scudetto. Ecco Franchino che sarà che sì, capitano, Maicon Magnan. Madonna, tanto sono brutti i bambini a sto gioco, cioè l'hanno fatto tipo profondo rosso. Mamma mia, guarda là, guarda questo come sta. Quanto cazzo le avete piati sti bambini, oh. Si parte Franz, cerca lo scudetto il Milan. Match dai tanti motivi di interesse. È stata una stagione lunga e faticosa per la squadra di casa, ma è ancora presto per staccare la spina. Devono percorrere gli ultimi metri che li separano dal traguardo.
Una volta conquistato il titolo avranno tutto il tempo per riposarsi e festeggiare la grande. Dai, dai, dai. Purtroppo piove, il Milan c'ha meno possibilità di manovrare sulla pioggia. Lucas Leiva. Gonzalo Escalante. Pallone per Immobile. Punta l'area. Hanno difeso bene. Recuperateo. Recuperateo. Va lui. Va lui. Va Teo. Va Teo. Oh, bloccato. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Può effettuare il cross. Che sarà che sì. Che sì. Cadabra. Brutta gestione del non pallone. Va. Non va, non va, ma il Milan c'è. Potrebbe arrivare proprio in extremis. Una vittoria farebbe scattare la festa al triplice fischio. Prima però bisogna portarla a casa. Non sarà una passeggiata, Pier. La pressione di giocarci tutti i 90 minuti si farà sentire. Vedremo come la gestiranno. Successo finale comunque costituisce un grande stimolo per scendere in campo con la determinazione. Dai però, ma perché? A me. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Oh! C'è il possesso per il Milan dopo il vantaggio. Dai, sì, ma che sta a fare questo, vai? C'è il cartellino. Ma che sta a fare questo, Dopo pochi minuti ha fatto capire che non tollererà il gioco duro. Questa ammonizione è anche un invito ai giocatori a darsi una calmata. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Il Rabbit sta a fare, lo difensore sta a fare. Partita tirata. Gonzalo Escalante. Lucas Leiva. Non forzano la giocata, preferiscono il giro palla. Azione che non sortisce gli effetti sperati. Palla persa. Oh, va Leao, parte Leao. Parte Leao, parte Rafa. Parte Rafa. Parte Rafa. Ma non interessante in aria. Oh, che si mangia Diaz, detto anche porco. Prima discesa di Leao. Il Milan c'è. Luis Felipe. 50 presenze con la stessa squadra cominciano a essere tante, soprattutto se di mestiere fai l'allenatore, sai che la tua panchina potrebbe, si sa, traballare come sempre, come avviene in tanti casi da un momento all'altro. L'ho visto abbastanza emozionato prima della partita ed è un traguardo importante che dimostra la serietà di questo tecnico, non ha mai perso la bussola, nemmeno nei momenti più difficili. E io gli faccio i miei complimenti. E gli auguro che possa restare qui ancora a lungo. Ferma tutto e riconquista palla sulla tre quarti. Va Leao di nuovo. Scatenato la Rafa Leao. La spinta rossonera lungo la. Va Leao. Può ricevere la posizione interessante. Ehi, Ibra, supremacy! Passa il Milan! Supremacy! Supremacy! Azione sontuosa di un Milan sontuoso! Supremacy! Supremacy! La segna lui! 30 gol in campionato, 31 oggi, guarda là! Diaz la mette, bam! Non lascia scampo, Cadabra! No, lascia scampo. Ma non è ancora avvenuto nulla. E il Milan passa. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Scudetto un po' più vicino. Si fa vedere Ibra. Doppietta! Pazzesco! Passano 6 secondi. Passano 6 secondi. Cadabra. Oh my god. Oh my god! Gol epico di Ibra Cadabra, guardate là! Passaggio in profondità per Diaz. Ibra riceve! Madonna lui, 41 anni! Dai! La mette! Intuisce stracoscia! E Corrado Esposito festeggia! 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 2-0! Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. E la Lazio ci aveva battuto all'andata e c'aveva anche un livello di difficoltà più basso. Adesso il Milan deve gestire, ma cercare di farne un altro. Intercetta il passaggio e recupera. Senza rischiare nulla.
Ma riparte, riparte Rebic, riparte Rebic, riparte. Riparte Rebic. Veloce ed efficace, preciso. Attenzione alla palla buona in area. Oh, Leao, qua doveva tirare più forte, doveva tirare più forte Rafa Leao. Ma va bene lo stesso. E adesso il Milan è indemoniato. È indemoniato il Milan, non ci sta capendo niente la Lazio. Alza la testa, la mette in mezzo. Oh, Ibra, anticipato. Ibrahimovic. Prova a rubargli il pallone. Anticipato di nuovo. Che sì. Perdono palla. Niente, che se a centrocampo è un bradipo. E Ternanez, non si passa. Occhio al cross. Si fa saltare troppo facilmente. Prego per il Milan. Interrompe la manovra avversaria. Esce il Milan. Esce. Esce Rebic. Va da solo. Va solo Rebic. Va solo Rebic. Va solo Rebic. Para stracoscia. Rebic ha provato. Ma davvero straordinario. Azione erpica del Milan. Cerca la porta. Ci riprova Rebic, non va. Ma questo è l'atteggiamento che il Milan deve avere per vincere. Ruolo spesso bistrattato quello del portiere. Protagonista sul tentativo di poco fa di una parata pazzesca con cui avanza la Lazio, avanza la Lazio. Ma il Milan c'è. Questa nel possesso. Parte Touré. Va Raffaellino Leao. Va Raffaellino Leao, sai, non sa più che fare. Attenzione, pericolo. Oh, para stracoscia. Il Milan sta dominando. Adesso dobbiamo fare il terzo gol. Subiti, subiti. Opta per la soluzione ravvicinata. Octacor. E c'è il tiro. Oh, di poco. Pazzesco Rebic. La stava per chiudere. Il Milan a 3-0, raga, la chiude. 3-0 la chiude. Isai. Milan che ha fatto fatica quest'anno sui campi bagnati. Milinkovic-Savic. Minkovic-Savic. Buon possesso palla, caccia di spazi. Può crossarla nel mezzo. Non riescono a spazzarla, non è finita. Oh, Leao aggira. Lo prendono. Ma Leao resiste. Aggiramento di Rafa Leao. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Riconquista la palla bene, interrompendo. Però cazzo. Va bene, va bene. Molto molto bene. Pallone per Lucas Leiva. Ciro Immobile. Ah! Oh, volo Touré. No, Tomo, ma che cazzo la tiri? Ma che cazzo la tiri? No! Oh! Magnan! È riuscito a salvare. Mike Magnan! Ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Si andrà avanti. Esce bene qui il portiere, la blocca senza problemi. No! No, ma l'avevo tirato bene. Immobile. Nessun problema sul cross. Oh, recupera palla il Milan. Mancano primo tempo. 5 minuti al termine di questo campionato. Per dai, ci siamo. Anche Gullit, guarda. Dai, ci siamo, ragazzi. Ci siamo. L'Inter che sta fanno, lo so, non mi interessa. Non vogliamo sapere. Secondo tempo. È tutto pronto a San Siro per il calcio d'inizio del secondo tempo. Sentenza Ibra supremacy in questo momento. Patrick. Cutrolle. Riceve Milinkovic Savic. No, 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 no. Può crossarla da lì. Attenzione Immobile. Sì. Traversone sul secondo palo. Traiettoria troppo. Va Mike. Controllare. Recupera e spazza via. Eh no, però dai. Annaccia Eva, però guarda, è logica di sto gioco del cazzo. Stanno bene il pallone. Hanno spazio per andare in contropiede. E Valeao, 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 Valeao. Prova un
compagno libero in area. Oh, Ibra si gira. Decisivo. Lo ferma dall'ultimo. Ma Cadabra c'è. Pallone che viene recuperato. Situazione cambiata nel match. Oh, e dai, ma hanno bloccato della partita per l'Inter. Ah, l'Inter sta vincendo. Dal Tucu Correa. Decisiva la deviazione che ha messo fuori causa l'estremo difensore. Risultato che torna dunque in parità, 1-1 dopo 53 minuti. Grazie per la. Allora l'Inter sta pareggiando. La difesa regge bene qui il cross. Pallone di. Ma guarda che culo, però guarda, però questi hanno un culo, cioè. E parte Teo da dietro. Parte Teo, parte Teo. La spinta rossonera lungo la fascia. Parte Teo, non lo ferma nessuno. L'appoggia al compagno di 16 metri. Oh! Azione pazzesca del Milan, suprema, si rischia di fare un altro gol. Parte corto. Oh! Ebra! Tre! Sono tre! Cadabra! Supremacy! Ci pensa lui! 41 anni a far vincere lo scudetto a questo Milan! Epico! Vediamo, Hernandez la mette! C'è il ponte di testa e segna Cadabra! Bam! Se la ritrova in mezzo ai piedi, è l'uomo del destino del Milan. È supremacy. Ora conducono per 3 reti a 0. Supremacy. No, dai, 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 dai. E adesso ci vuole un miracolo per la Lazio per rovinare la festa del Milan, che ha meritato questo scudetto dall'inizio. Occhio Immobile. Sempre primo, sempre avanti. Coni. Pallone non è uscito e non era facile. Sbandata nell'ultima parte di campionato, esatto. Ma il Milan c'è. Sventagliata profonda su Immobile. Adesso la Lazio gioca, ma il Milan sta a guardare. Milinkovic-Savic. Oh, Magna. Magna. Non si passa da davanti, Magna. Sta per arrivare il momento del cambio. Occhio al cross in mezzo. Azione che sfuma. Spazza Rebic. Oh! Attacca! Attacca! Occhio perché qui la difesa è un po' scoperta. Attacca il Milan! Raffaelino Leao! Raffaelino Leao! Palla in zona pericolosa! E segna! Contropiede pazzesco! Segna il Milan di nuovo! Contropiede magico! Segna porco Brian Diaz! Pazzesco il Milan! Che tutti davano per spacciato alla vigilia. Guardate là, Leao. Leao poteva tirare, poteva segnare lui. La da Diaz. C'è anche Cadabra dietro. Che sta succedendo? Supremacy, stracoscia, non ci arriva. Supremacy, si vince, ragazzi. Oggi si vince. Oggi lo scudetto a sto punto non ce lo può levare nessuno. Supremacy. Avanza. Vantaggio che sembra ormai incolmabile, cronometro che corre inesorabilmente sulla panchina, i giocatori stanno già Yeba, avanza. È ormai nel loro mani. Questione di pochi minuti, solo una formalità. Magna, non concede nulla, Magna. Gira Immobile, bestemmia. Totale. Ma non ce la fa. Smike Magna. Sciupo. A caccia. Meno l'esecuzione. Completamente sballata la conclusione. Il portiere non è dovuto intervenire. Esce fuori il Milan. Esce fuori il Milan. Rafa Leao. Che già ha fatto troppo. Oh, però ragazzi, mo le faccio pure le scivolate qua, Mo l'abbia fatto pure le scivolate qua. Visto che vi piace tanto. Immobile. Detto Ciruzzo. Chiude Hernanez. The pass. The pass. Pressing della Lazio, ma non va. Ecco Tomori. Esce il Milan. Brahim Diaz. Parte Diaz. In campo aperto. Sandrino Tonali. Che vede Cadabra. Cadabra, Diaz. Diaz. Occhio al pallone. Temporeggia Diaz. E gol di Ibra, 5-0. Tutto chiuso, ragazzi. Tutto chiuso.
Ibra che fa 34 gol in campionato, 4 gol oggi. E vai. E vai, e vai. Non ha tremato, e la messa nella porta sguarnita. Supremacy Diaz, gira. Ibra da sola, porta vuota, la mette. È finita. È finita. E adesso il mister Corrado Esposito concede la standing ovation a Kadabra. Cash. Match a senso unico. 5-0, una lezione. Supremacy Milan. Bene qui il difensore che ha costretto l'attaccante all'errore. Standing ovation di San Siro per Ibra, che dopo 4 gol, dopo aver stravinto la classifica cannonieri con 34 reti quest'anno, stravince lo scudetto. Può metterla al centro. E non si passa. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. E non si passa, voglio. Occhio al corner. Intervento così. Parte così, Diaz di nuovo, parte Diaz. C'è spazio per la ripartenza. Ah! Ah! No, pezzo di merda. Oh, dai, caccialo fuori, caccialo fuori. Ma vaffanculo, l'ultimo uomo era coglione d'arbitro di merda. Che un cazzo fai? Stai attento ora se vuole finire la partita. Può avvicinarsi alla porta. Che sì. Giro. Girota una flemmata. Decisa e efficace. Ma che state a fare? Situazione concitata. C'è la prateria per Babbolo Touré. Babbolo Touré. Oh, Leao. Al colpo di testa. Pallone destinato in fondo alla rete. Si è salvato qui. Luis Felipe. E adesso il Milan aspetta. 5-0, Lazio a casa, Inter a casa. Occhio a Milinkovic Savic. Situazione cambiata nel match dell'Inter, c'è stato un gol. È arrivata la seconda rete per l'Inter. Risultato che torna in perfetto equilibrio, 2-2. Il ah, sta pure a parlare un'altra volta. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Ci pensa Magnà a perdere un po' di tempo. Ancora 300. Va Rebic. Ha spazio davanti a sé. No, che culo, va, me l'hanno toccata. Palla allontanata dal portiere. Va Recic. Coni. Hisai. Lucas Leiva. Attenzione Immobile. Su questo tiro per il portiere. Perde tempo Meccone Magnà. Si giocherà ancora per 2 minuti. No, è coglioni che sono. Ancora angolo. Oh, va bene. Ci sta, ci sta. Brivido. Poco convinto in questo intervento. Lascia lì il pallone. La blocca senza problemi il portiere. Fortunato si va Magnà. Va Magnà. Va Mike. Va Mike Magnà. Madonna quanta cormagna, no. Oh! Scudetto! 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 Ci sono lacrime! Ma vince il Milan! Ci sono lacrime di gioia per i giocatori del Milan! 4 gol Supremacy Ibra! 4 gol Supremacy, ragazzi! Hai ragione, Lele. Hanno avuto il merito di non arrendersi. Supremacy. Che gioia, che gioia per tutti i nostri tifosi. Il Milan dopo 11 anni torna a vincere lo scudetto nel modo più bello. Lazio asfaltata 5-0. 5-0. Fin dall'inizio della stagione, la cerimonia che premia la squadra che si porta 5-0. Ed è una festa grande per i giocatori. Siamo noi, siamo noi. Per un trofeo tanto desiderato e inseguito. Va pure Magnà. Bellissimo. Bellissimo. Chi lo alza sto trofeo? Lo alza Franchino che sarà che sì. I campioni, hanno loro meritato. Ora festeggeranno e questa festa mi fa vedere. Oh!
dimostrato davvero di essere. Vince il Milan! Vince il Milan! Però il Corriandoli poteva mettere, cazzo. Vince il Milan! Vince il Milan! Pazzesco, raga, pazzesco! Pazzesco, campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Campioni d'Italia! Sono veramente splendide queste immagini, Lele. Vince il Milan! Finalmente festeggiare il titolo con i tifosi che non hanno mai smesso di appoggiarli per tutta. Cavalcata stupenda del Milan, campioni d'Italia! Il pubblico li ha accompagnati con tutta la sua passione fino alla Supre, ma sì! Nel nome di Ibra! Sarà sicuramente una lunga notte per tutti, eh! Nel nome di Ibra! San Siro in festa! Sono stati molto costanti durante tutta la stagione, adesso si godono il trionfo. Bellissimo, raga, queste immagini sono proprio belle. Hanno trionfato al termine di un'annata pazzesca e ora eccoli qui. Milan campione. Milan campione di Serie A. Milan campione. C'è il possesso per il Milan dopo. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Che cazzo ha fatto Ibrahim? C'è niente intervista. Andiamo avanti, andiamo a vedere la classifica finale. E il Milan si porta più 3 dall'Inter che pareggia l'ultima, ragazzi. Risultato clamoroso, bellissimo. Spero vi sia piaciuta questa galoppata, raga. E ci vediamo su FIFA 23.